Sottosegretario, partiamo subito parlando di GPS, a che punto siamo? Diciamo che siamo vicini al traguardo, è, è un diritto, non è un regalo che il Ministero concede, è un diritto che viene riconosciuto per, senza sparare cifre a caso, però sono davvero parecchie decine e decine di migliaia di insegnanti che eh, devono inserirsi la prima volta o devono semplicemente aggiornare la propria posizione o devono cambiare provincia. E quindi contiamo in, davvero in tempi brevi di consentire a tutti questi lavoratori della scuola eh, di poter usufruire di questa chance favorevole. Ripeto, è la tutela di un diritto. Mi dispiace che nelle settimane passate ci sia stato qualcuno che abbia messo in discussione questa possibilità, ma assolutamente questo è un impegno personale che spero di poter portare al termine. Qualora non dovessi riuscirci, non esiterò a denunciare pubblicamente quelli che possono essere stati gli ostacoli, ma sono fiducioso in tal senso. Sottosegretario, una delle questioni ataviche del mondo della scuola da risolvere è dunque quella delle classi pollaio. In che modo questo governo e lei in particolare vi state occupando di risolvere questo problema? Beh, questa è una domanda assolutamente importante. In che modo? Innanzitutto ponendo la scuola al centro dell'agenda politica e non soltanto perché siamo in emergenza sanitaria. Perché il problema delle classi pollaio, al di là dei numeri, è un problema storico, atavico. Ci vuole assolutamente un grande investimento, soprattutto per assumere più personale, perché va da sé che se il rapporto docente alunni diminuisce da 1 a 26, 1 a 28 a 1 a 18, 1 a 20, noi abbiamo bisogno di assumere più persone. E qui poi si apre un ideale porta d'ingresso verso quello che è il nostro sistema di reclutamento. Per cui io auspico che a breve ci sia il ritorno al classico doppio canale, cioè un buon 50% dei concorsi e il restante 50% attraverso la stabilizzazione dei precari con almeno 36 mesi di servizio. Lei ha parlato anche di infrastrutture, evidentemente siamo all'inizio di un altro percorso che è quello disegnato dai bandi del PNRR con cui grazie a questi soldi che ci sono stati dati in prestito dall'Europa noi costruiremo nuove scuole, evidentemente anche questo non basta. Ci vorrebbe un nuovo piano Marshall dell'edilizia scolastica che riguardi tutti gli, or gli ordini di scuole, non soltanto le scuole dall'infanzia dove noi andiamo a costruire ex novo o comunque andiamo a ristrutturare quelli che sono tutti gli altri edifici. Ci vorrebbe innanzitutto un governo più, come dire, stabile, una coalizione. Più eh, compatta, più eterogenea, perché non sempre sono tutti d'accordo nel porre la scuola al centro dell'agenda politica, potrebbe essere assolutamente un impegno che tutti i partiti potrebbero prendere nei confronti di 8 milioni e mezzo di studenti e delle loro famiglie. Lei è sottosegretario ha anche la delega alla disabilità, oggi purtroppo gli insegnanti con questa specializzazione continuano ad essere meno rispetto a quelle che sono le reali esigenze. Come risolvere questa questione? Purtroppo i percorsi abilitanti per gli insegnanti di sostegno hanno subito uno stop dovuto alla pandemia: nel senso che gli atenei, le università, che sono gli organi preposti a questo tipo di percorso, purtroppo hanno visto la loro attività didattica eh, interrompersi a causa della pandemia. E questa è una vera emergenza perché sempre più ragazzi richiedono la possibilità di usufruire dell'insegnante di sostegno. Un discorso importante sarebbe. Tornando alla prima domanda, quello delle GPS, dove noi diamo la possibilità di inserirsi a tutti quegli studenti che stanno completando e completeranno entro la fine della primavera eh, i percorsi abilitanti sul sostegno. Ma anche lì ci vorrebbe un cambio totale, ci vorrebbe un'inversione di rotta. Innanzitutto, già dalla terminologia, a me non piace parlare di insegnante di sostegno, ma di insegnante di, 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 di inclusione, perché ce ne passa dal, dal sostegno all'inclusione. Eh, in, questo, in questo senso, assumerne molti di più evidentemente, perché non è normale che su un posto di sostegno ci sia una persona non abilitata. Noi non possiamo ragionare sempre in termini di emergenza. Così come sul precariato, così anche sul sostegno, dobbiamo cercare di eliminare una volta per tutte tutti i problemi storici e poter poi fare un discorso a medio-lungo termine, un, un discorso che preveda tot. Idonei per tot posti a disposizione. Adesso siamo in un ritardo eh, clamoroso e, ripeto, eh, la cosa più triste è vedere i ragazzi con una condizione di disabilità essere seguiti da persone che purtroppo. Non hanno tutti i titoli per poterlo fare. Nei giorni scorsi gli studenti sono scesi in piazza in molte città italiane contro il provvedimento del ministro Bianchi che introdurrebbe, reintrodurrebbe la seconda prova agli esami di maturità. Che cosa dice agli studenti? Posso essere d'accordo con le proteste studentesche quando, ad esempio, chiedono, chiedono un miglioramento dell'alternanza dell scuola-lavoro, miglioramento e non una cancellazione, perché il principio è da salvare e da migliorare assolutamente la pratica. Io in tempi non sospetti mi sono schierato contro un certo tipo di alternanza scuola-lavoro perché purtroppo gli incidenti ci sono da anni, e mi lasci spendere una parola e una preghiera per Lorenzo e una parola di solidarietà per la sua famiglia, eh, dopodiché non sono d'accordo con gli studenti quando pretendono di stabilire loro con quali regole essere esaminati, perché mondo in mondo non sono gli studenti che decidono come debba svolgersi l'esame. Con questo non voglio dire che io non sono pronto ad ascoltare gli studenti, dico solo che i nostri ragazzi scrivono sempre meno e scrivono sempre peggio. Già in tempi non sospetti abbiamo dei dati degli atenei italiani che lamentano evidentemente delle carenze, delle lacune. Ci manca solo che diciamo ai nostri ragazzi: non scrivete più. Già eh, siamo in un periodo di piena deprivazione culturale e di tossicità digitale. Attraverso l'impegno, attraverso l'idea del sacrificio. È in contrasto con l'idea del successo formativo a tutti i costi, noi possiamo porre i nostri ragazzi di fronte ad un'assunzione di responsabilità. La prova scritta si fa, quindi esercitiamoci, quindi chiediamo agli insegnanti di facilitare questo percorso di avvicinamento agli esami di maturità. I ragazzi dico di non aver paura, anche perché gli stessi ragazzi che protestano sono quelli che nelle ultime settimane hanno svolto comunque un compito di italiano, un tema di italiano in classe. Non ho visto protestare contro la verifica di italiano scritta in questo senso ma anche perché poi dobbiamo tornare non a, a un discorso di normalità a tutti i costi dobbiamo tornare ad un livello tale affinché eh, la prova finale del ciclo di istruzione secondaria superiore abbia un senso perché altrimenti che senso ha promuovere senza valore promuovere senza merito ecco io rifugo la scorciatoia del disimpegno e come sottosegretario ma ancora prima come educatore e come padre di fronte ad un figlio che ha paura io non gli dico guarda ti tolgo il problema vai avanti, io ti invito a vincerla quella paura, si chiama crescita e non è per fare o assumere toni paternalistici, ma chi oggi ci contesterà magari fra una decina d'anni ci dirà grazie perché attraverso questo momento, ripeto, si diventa tutti un attimo più grandi, certo le commissioni terranno conto dei due anni che abbiamo passato, tutti quanti Purtroppo male, certo, terremo conto, nessuno vuole usare l'esame di maturità come una clava, ma rimandare l'assunzione di responsabilità, nascondere il problema, non fa l'interesse dei nostri ragazzi, assolutamente. Uno dei cavalli di battaglia della Lega, il suo in particolare, era quella, eh, quello di introdurre la figura dell'insegnante di educazione motoria anche alla scuola primaria. Ma ci sono le risorse per attuare eh, questa volontà? Beh, innanzitutto... Legge, l'ultima legge di bilancio. Grazie alle pressioni del sottoscritto e del partito eh, cui mi onoro di militare della Lega, siamo riusciti a trasformare una vecchia battaglia in realtà. E, è chiaro che adesso dobbiamo mettere in campo le risorse per poter assumere inizialmente per le quarte e le quinte elementari, successivamente andando a regime. Per i successivi eh, tre anni del primo ciclo della, della, scuola, della scuola primaria, poter dare la possibilità a tutti i bambini di fare attività eh, motoria.